Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video, ma come al solito prima di cominciare con la recensione di oggi, come sempre, sigla! Bene, l'originale Netflix di cui ho deciso di parlarvi quest'oggi è Wasp Network, un film diretto da Olivier Assayas, regista, sceneggiatore e anche critico cinematografico francese. Conosciuti magari ai più appassionati, ai più conoscitori comunque della settima arte, per film come ad esempio Qualcosa nell'aria, Sils Maria, oppure il più recente Personal Shopper. Quest'ultimo ad esempio è un film che personalmente ho apprezzato moltissimo, tanto che mi pare di averlo anche inserito in una top in un video del meglio e peggio del 2017. Mentre quest'anno Assayas torna con un altro film, Wasp Network, tratto o meglio basato sul libro Os Últimos Soldados de Guerra Fría di Fernando Moraes, e di fatto il film ci racconta della Red Avispa, in inglese Wasp Network, che dà proprio il titolo al film, ovvero una rete di spionaggio del governo cubano che si è stabilita nella Miami degli anni 80 con l'intento naturalmente di infiltrarsi nelle organizzazioni terroristiche anticastriste presenti sul suolo americano. Inoltre è un film che è stato presentato alla 76esima mostra del cinema di Venezia e sarebbe comunque poi dovuto uscire in sala, ma sfortunatamente, come penso sapete, con l'avvento del Covid-19 non è potuto uscire sul grande schermo. Di conseguenza ho letto che sembra che il regista ci abbia messo mano, trovando anche successivamente un accordo con Netflix per la distribuzione, diventando direttamente un originale della piattaforma streaming, anche se non so quale delle due versioni sarà presente su Netflix, e quindi quella che ho visto anch'io in anteprima qualche giorno fa. L'unica cosa di cui sono certo, e che ho proprio letto delle notizie in rete, è che la prima versione mi sembra abbia partecipato quindi in anteprima al Toronto Film Festival, mentre la seconda versione, quella rimontata, ritoccata, nonostante comunque la durata a parole del regista sia è più o meno sempre la stessa, ma c'è stata magari qualche scena inserita in più e qualche altra scena eliminata, quindi questa seconda versione è stata invece presentata al New York Film Festival. Naturalmente tutte manifestazioni che sono avvenute prima, quindi nel 2019, prima appunto di questa epidemia. Comunque, tornando a parlare del film in generale, un punto forte è sicuramente il cast decisamente corale. Abbiamo infatti interpreti del calibro di Penelope Cruz, ma anche Gael García Bernal, Wagner Moura, Edgar Ramirez e anche una delle più promettenti, per il mio, attrici di quest'ultimo momento, Ana de Armas. Insomma, degli ottimi interpreti comunque per un film considerato biopic, perché comunque tratta di una storia vera, una storia alla base decisamente molto interessante e ricca di spunti, ma che secondo me non è sfruttata appieno nelle sue potenzialità. Wasp Network possiamo definirlo quasi come se fosse un thriller politico, con una trama decisamente semplice, ma che è trasposta sullo schermo, questa volta sul piccolo schermo, in maniera secondo me troppo complessa. Mi spiego, non difficile da comprendere, ma più tortuosa di quanto si potesse fare. Il focus del film naturalmente è sui cinque protagonisti, i cinque membri di questo team di spionaggio, e anche sulle loro varie interazioni. Ognuno ha una sua particolare sequenza di introduzione, e il problema è che alcune di queste le trovate un po' pesanti, ma no nel singolarmente la sequenza, ma all'interno comunque della narrazione. Il regista sicuramente si cimenta, quindi ci fa immergere noi spettatori in una storia comunque non facilissima da raccontare, delle storie di questi uomini cubani che di punto in bianco partivano e abbandonavano quindi la loro vita, la loro famiglia, per il loro paese, per il bene del loro paese, per infiltrarsi ed insediarsi nelle organizzazioni anti Fidel Castro. Difatti un aspetto molto interessante di questo team è che era comunque formato da persone normali, non delle vere e proprie spie addestrate. Un aspetto che invece mi ha colpito molto in maniera positiva, ma resta comunque una conseguenza a quel qualcosa che vi ho appena detto che non mi è piaciuto tanto, ovvero la durata delle varie sequenze di introduzione. Da questo nasce appunto un aspetto positivo, ovvero il fatto che ogni protagonista ha comunque tanto spazio, tanto tempo per esprimersi, e quindi il personaggio si può evolvere, e devo dire che i personaggi comunque in generale sono caratterizzati abbastanza bene. Il film, diciamo che cade solamente sul piano emotivo, perché ripeto, in generale questa tipologia di film a me personalmente intrattiene moltissimo. Se dovessi dare un voto in generale a questo film, potrebbe essere un 6, perché è un film
anonimo. Wasp Network mi ha lasciato davvero pochissimo, personalmente. Mi ha proprio deluso, nonostante non avessi chissà che aspettative. Qui con questo Wasp Network ci troviamo davanti ad una sorta di documento politico, ma niente di più. Ogni volta che il film acquisisce quel piccolo ritmo, o magari comincia un discorso un po' più interessante, più coinvolgente, si stoppa subito, rallentando all'improvviso e quindi spesso non riuscendo nemmeno a mantenere alta la concentrazione dello spettatore, che oltretutto magari se non è un vero appassionato magari del genere o del cinema in generale, magari si può perdere alcuni dei tanti e vari spunti della narrazione. Insomma, Wasp Network in generale è comunque un interessante film di spionaggio a cui manca quel qualcosa che poteva dargli quel tocco in più. Secondo me, dal mio punto di vista, non si viene a creare quell'empatia magari anche con i personaggi o con la storia in generale. Nonostante, come vi ho già detto più e più volte lungo questo video, ci siano comunque grandi interpreti ed una storia estremamente interessante. Non sono riuscito personalmente a vedere almeno un minimo dello stile di S.I.S. che avevo ad esempio visto in quel fantastico Personal Shopper o nei suoi lavori precedenti. Detto questo, posso concludere quando, perché se vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri vari social. Vi ricordo che se volete comunque recuperare questo film, perché come vi dico sempre, anche se il film a me non è piaciuto, consiglio comunque di recuperarlo per farvi una vostra opinione, magari fatemela sapere qua sotto con un commento. Quindi vi ricordo che il film lo trovate disponibile dal 19 giugno. Non so se il video uscirà proprio il giorno in cui sto registrando, ovvero proprio il 19 giugno o il giorno dopo. Comunque, dal 19 lo trovate disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Inoltre, a me personalmente non mi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram, di cui trovate tutti i link qua sotto in descrizione come sempre. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, sui nuovi video. E noi ci vediamo appunto a un prossimo video. Ciao!